Vestiti, CD, borsa con la valigia, le chiavette. Ok, direi che ci siamo e possiamo partire. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Dance Life! Questa sera suonerò in provincia di Cuneo, a Prata Vecchia, e Ettore è in studio, quindi l'ho lasciato al lago e se la spassa alla grande. Qua è tutto pronto e niente, resta solo da mettersi in viaggio e arrivare a Prata Vecchia. Io spero che stasera il tempo tenga perché quelle nuvole a me non piacciono affatto, però poi magari in Piemonte ha già piovuto prima. Adesso come prima cosa, benzina e controllo dell'olio. Sì, andiamo qui alla IP. E niente, la IP era chiuso e io sinceramente non c'ho voglia di far benzina da sola. Se c'è una cosa che mi dà veramente noia è quella di dover scendere, far benzina, mettine, i soldi nella macchinetta. No, no, no. Io voglio un benzinaio dove ci sia l'omino dentro. Servito, servito. Buongiorno, volevo chiederle se per favore mi può fare 50 euro. Faccio 50. Grazie. Dopo avrei bisogno anche di controllare l'olio, se non è un Mi problema. apri il cofano? Subito qua o più in là? Qua? Sì, no, non ho qua. Allora faccio subito. Non serve, c'è una spia. Non No, serve. ma non mi si accende mai la spia. Per Ah, quello no, controllo comunque periodicamente. è a metà. È Devo fare tipo 400 km, basta, basta secondo lei? Dovrebbero essere sufficienti, comunque ne faccia 200 e poi lo faccia Sì, ricontrollare per va sicurezza, bene, per grazie. tranquillità, ce n'è, Perfetto. perché è a metà tra il massimo, tra il minimo e il massimo, e me è Perfetto. a metà, perciò Ok, dovrebbe essere a posto. bastare. E solo le chiavi. Comunque non sapendo se consuma tanto olio o meno, conviene a metà strada, lo Ricontrollare. faccio D'accordo, ricontrollare. grazie mille per la sua Arrivederci. premura, arrivederci. Arrivederci. E niente, quindi poi controlliamo di nuovo. C'è un camion bellissimo! Ok, siamo in viaggio. Guardate che razza di bordello di traffico. E poi la musica. C'è il disastro e di qua c'è il sole. Disastro, sole, disastro, sole. Bello, eh? Ore 17:42. This is the situation. Mamma mia, c'è coda, boh, da non so più neanche quanti chilometri. Spero di arrivare ad orari decenti. Infatti la cosa peggiore non sono tanto i chilometri che uno deve fare, ma sto delirio di traffico di persone handicappate che vanno, non lo so. Comunque il tempo sembra, boh, nuvoloso. Speriamo che regga. Ti prego, non piovere, non piovere, non piovere. Serve che dica qualcosa? Nada, porta sempre il sole, yeah! Guardate com'è bello! E non è mai stato così splendente! Yeah, io sono quasi arrivata all'hotel finalmente.
Mamma mia, che viaggio tra i rallentamenti, la pioggia. Qui ci sono 21 gradi e sono le 19 e 19 circa. E ogni volta che vengo in questo hotel sono super felice perché è il posto che mi piace di più in assoluto quando mi fanno alloggiare qui. Perché è in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, è un agriturismo. Anzi, se siete in zona ve lo consiglio tantissimo perché si mangia benissimo e ti trattano veramente come una principessa. No, ma li avete visti che belli i vitellini? Allora, questa volta sto praticamente qui. Sono salita da quelle scale lì, tipo, e entrata qui. Io ho fatto la diretta prima, tipo in castigo. E questa praticamente è la... mi hanno dato un appartamento intero praticamente oggi. E di qua c'è la TV. Bonne fronde, qua c'è la toilette, tutto sul fucsia come piace a me, wow. E questa è la cucina, che io ovviamente non userò per ovvie ragioni, però c'è. Da qui si vede questo, che è praticamente il cortile interno dell'agriturismo. Vedete che forse sta uscendo il sole. E poi di qua invece c'è la camera. E da qui si vede tutte le coltivazioni, le montagne, che pace, mamma mia. Mi sono fermata in autogrill a Novara a prendere un caffè. Mi hanno chiesto se volevo assaggiare un nuovo tipo di caffè, tipo bio ecosostenibile, tipo quelle cose lì. E io gli ho detto di sì. E allora mi ha dato tutta una cosa da degustazione, no? Tipo con tutte le cose, con la tazzina fatta strana, con il cucchiaino tutto così, con un libricino da leggere, insomma una roba da degustazione. Pensavo che fosse stupendo, buonissimo. Vado per assaggiarlo, c'era la tazzina bollente, c'è una cosa allucinante. Come l'ho messo così mi sono ustionata praticamente tutta la bocca, mi ha fatto malissimo e non l'ho sentito il gusto del caffè, quindi mi auguro che sia stato buono. Dopodiché, tra gli altri danni che mi sono successi durante il viaggio, oltre ovviamente la pioggia, oltre ovviamente i rallentamenti, sia se c'erano incidenti sia se non c'erano incidenti, e sono arrivata al casello e tipo dovevo pagare il pedaggio. Ho messo 50 euro per pagare 9 euro e mi ha dato tutto il resto da 50 centesimi. Cioè, ma non esagero, li ho tutti qua. Tutti qua dentro. Li ho presi proprio a manciati e li ho buttati qua dentro. E c'è questo coso qua che praticamente è strapieno di... cioè, pesa 3 quintali e sono tutte monetine, il resto che mi hanno dato il casello. Bene, detto questo, adesso posso andare a lavarmi e a preparare ancora 2 cose per stasera e io non vedo l'ora di suonare. Ho veramente voglia di mettermi in console, voglia di suonare. Guardate cosa mi ha regalato Luca. Vieni più vicino, vieni più vicino. Guarda! Dici che va? Certo che va. Cioè, è rimasto 2 settimane in macchina a prendere caldo. Che bello, che bel regalo! Ciao Luca. Ciao. Vuoi dirci qualcosa in merito a sì, questa serata? Io ho sbagliato festa. Era San Giuliano l'ultima volta. Qua non beh, ci vedi, sono mai questa venuto. È la tua prima volta. C'è sempre una prima volta, Lucangi. Non per tutto. O comunque averla a casa quella, con quella voce lì. Vuoi dire di no? Prego! 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 Anche se non aprivi sentivamo lo stesso. Vabbè, per correttezza. Niente, io... a questa festa ti hai dimenticato Lucangi? No, dove sono le chiavi della macchina? Cazzo, non ho le chiavi. Sono qua. Iniziamo bene.
No, hai già iniziato prima bene, mi sa. Dici? Con le bolle di sapone. Bellissime. Salgo in console un attimo. Poi mangi con noi, sì? Sì, okay. Sì, sì, vengo con noi, grazie. I tag su una foto perché io non c'ho voglia di metterli. Concentrazione. Vince il volo. Guarda che c'è qua. Lei la stupenda, l'unica assoluta. Buongiorno mondo, sentite che voce da cavernicola. È ancora molto presto perché sono più o meno le 7, però voglio ripartire presto perché ho un sacco di cose da fare e un viaggio piuttosto lungo da iniziare. Ci sono due cose che ti salvano la vita in certi momenti: una maglia pesante o una giacca, ma soprattutto il body coi fenicotteri. E adesso riparto, ho più o meno 3 ore e mezza di strada e poi finalmente sono in studio. E però prima vado a fare colazione, perché qui in questo agriturismo fanno una colazione bellissima e buonissima, quindi vado, di solito non mi fermo mai per colazione, però in questo caso qui sì, chissà come mai. E ieri è stata una bella serata, c'erano 10 gradi, faceva freddissimo, infatti la mia voce ne sta risentendo. E vabbè, metterò sicuramente qualche video di ieri. Lì ci sono le mucche, però non so, forse questa volta non riesco ad andare a vederle. Procedi in direzione sud, poi svolta a destra. Bene. Allora, svolta a destra, poi svolta a sinistra. Procedi in direzione sud, poi svolta a destra. No, sono troppe informazioni per la mattina presto, ti prego. A sinistra e prendi SP422. Aspetta, devo dirvi una roba. Continua su SP422 per 3 chilometri. Svolta a sinistra e prendi SP422. Continua su SP422 per 3 chilometri. Allora, devo dire un paio di cose in merito, proprio in generale. Allora, mi fanno ridere certi DJ che si sentono sempre veramente solo delle grandi superstar. Arrivano, mettono della musica, gran parte delle volte senza neanche guardare la pista e vedere se effettivamente quel tipo di musica indicato per quella situazione e se la gente sta ballando, e poi finito proprio il set prende e va a casa. Cioè, non lo so, non riesco a capire quelle persone che hanno paura, quei DJ che devono per forza postare foto soltanto di grandi numeri, di piste con 15 milioni di persone solo per far vedere che suona ai grandi festival, alle grandi situazioni. Ma non è questo lo scopo del nostro lavoro, almeno per me. A me non interessa far vedere
i numeri, non mi interessa far vedere che per forza suono in situazioni da festival. E ricordatevi sempre che tutti sono bravi a suonare di fronte a un pubblico di 10.000 persone, soprattutto di fronte a un pubblico che è lì apposta per un determinato festival e che quindi ha già una predisposizione mentale per ballare e ballare un certo tipo di musica e partecipare a una determinata festa. Secondo me quello che conta invece in realtà è quello che si riesce a creare quando hai tutti i fattori a tuo sfavore, a cominciare da quello del tempo e della temperatura. Nessuno si mette nel... prova a fare la cosa inversa, no? Mettersi nei panni delle persone che sono lì a ballare. Nessuno si chiede, ok, tu in quella situazione lì saresti andato a ballare, tu in quella situazione lì avresti ballato quel tipo di musica, tu in quella situazione lì che cosa avresti voluto sentire per divertirti. Ormai si sta sempre più perdendo questa cosa, o comunque gran parte dei miei colleghi a volte pure si vergogna di dire che ha partecipato, è stato chiamato come ospite in una festa di paese perché ritengono che magari non sia il grande festival tipo Tomorrowland o queste robe che boh, a me sinceramente non mi piacerebbe assolutamente partecipare. Invece a me piace un sacco perché, a parte che io provengo da questo tipo di situazioni, io provengo dalle sagre, provengo dalle feste di paese, ho iniziato così, quindi mi trovo a mio agio. E penso che quando un organizzatore ti chiami e riconosca comunque il tuo valore anche in una festa così, come può essere di paese, un ritrovo, sia la cosa più bella che ci possa essere. Non riesco a capire a volte questi stati mentali di alcuni miei colleghi. E quindi è questo un po' il motivo per cui a me non interessa, preferisco postare quello che è stato realmente. Proprio perché non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno e non mi interessa dimostrare niente a nessuno. Amo il mio lavoro sotto qualsiasi aspetto esso sia. Mi piace tutto, mi piace suonare, che ci sia di fronte a me una persona o 10.000, quello che riesce a farmi provare la musica quando sono lì non riesco a, non lo so, è una cosa che mi fa sentire viva e che mi fa innamorare di quello che faccio ogni sacrosanto giorno.